signor Presidente, egregi colleghi, la discussione sulle variazioni di bilancio costituisce uno dei più significativi momenti della gestione della città, alla pari con il bilancio di previsione ed il rendiconto di fine esercizio. Siamo infatti chiamati l'operato dell'amministrazione con riferimento sia alla pianificazione di inizio anno attraverso il compiuto monitoraggio dello stato di attuazione della programmazione, sia sotto l'aspetto economico-finanziario con la verifica dell'equilibrio generale di bilancio. Partendo dall'aspetto finanziario, la verifica degli equilibri generali pone in luce un sostanziale equilibrio nei conti dell'economia. Naturalmente la complessità nella gestione, il dinamismo che caratterizza ogni esercizio in termini di mutamento dei bisogni e delle esigenze della città che emergono e si modificano in continuazione, ha posto in evidenza la necessità di procedere ad un generale riallineamento delle cose. Ma ciò appare più fisiologico che determinato da spostamenti della programmazione o nella valutazione da parte dell'amministrazione. Infatti, le variazioni apportate, anche quelle in conto capitale, si inseriscono comunque nel solco del mandato e delle linee si programmano. È doveroso sottolineare piuttosto l'atteggiamento prudenziale nella gestione della finanza pubblica con cui si muove l'amministrazione in un momento complesso per la realtà economica e di conseguenza sociale del territorio comunale più in generale italiano e mondiale. Le maggiori entrate verificate sono infatti sufficienti a coprire sia le situazioni governabili dall'ente, sia le contingenze che sono sostanzialmente prive di possibilità di manovra che di fatto ricadono senza che vi siano strumenti in grado di prevederle o di evitarle. Prudenza che da sempre caratterizza il procedere dell'amministrazione comunale e che va mantenuta inalterata anche per il prossimo futuro, tenendo conto che per quanto concerne i trasferimenti di risorse dalla regione, il momento più difficile si maturerà nel 2010. Passando ai nuovi investimenti, e si prende atto approvando l'aumento dei fondi per la manutenzione straordinaria di Villa Garbandi al fine di dotare la città di una moderna galleria d'arte completa nelle sue parti essenziali, per il completamento della nuova scuola materna di Via Beata Domicilia con la realizzazione dell'impianto fotovoltaico nella corretta direzione di tutela dell'ambiente e di contenimento dei costi energetici destinati a crescere, per i lavori di manutenzione straordinaria del Palazzo Badini, in parte finanziati dalla Regione, per completare la struttura e dotare finalmente una sede idonea l'università della nostra città. Sullo stato di attuazione dei programmi, in generale si rileva che l'attività dell'ente prosegue secondo le previsioni approvate da questo Consiglio Comunale. Fra le tante cose fatte o avviate, i segnali importanti provengono dal settore sociale e scolastico in un momento di crescente malessere socio-economico. Opportuno infatti il sostegno alle situazioni di disagio
non solo attraverso l'anticipazione della cassa integrazione quale strumento idoneo ad alleviare la condizione delle famiglie più duramente colpite dalla crisi occupazionale, o con l'integrazione dei fondi per gli interventi a carico dei sussidi comunali, ma anche e soprattutto per la promozione di programmi di aiuto a forte valenza evolutiva. In particolare mi riferisco al significativo impulso dato allo sviluppo dello strumento delle borse sociali, sia di natura occupazionale che di integrazione sociale, ottenuto anche attraverso un lavoro di rete con tutti gli altri soggetti della rete socio-lavorativa operanti sul nostro territorio. Importante anche il sostegno a favore di interventi di soggetti del privato sociale per l'erogazione a fasce di popolazione in gravi difficoltà economiche, di generi alimentari, medicinali, superletteri per neonati e altri generi di prima necessità, così come la crescente positiva evoluzione di un approccio integrato tra il settore sociale e il settore istruzione per lo sviluppo dei fattori di integrazione. Per quanto concerne la sicurezza, oltre al potenziamento dell'impianto di videosorveglianza e di una maggiore presenza in occasione di manifestazioni cittadine, importante è l'attività di prevenzione svolta attraverso specifiche campagne di sensibilizzazione, quali l'abuso di alcol alla guida, rivolta in particolare nei confronti dei giovani, e condotta attraverso azioni di informazione alla cittadinanza su rischi, sanzioni e problematiche connesse all'uso e all'abuso di alcol alla guida, e corredata anche da dimostrazioni pratiche. Attività si osservano anche nel campo culturale, la mostra dedicata ad Henri Bertoglia, del campo ambientale con la riqualificazione di aree verdi di notevole carattere paesaggistico, volte alla valorizzazione degli aspetti naturalistici ed ambientali su cui l'amministrazione si sta impegnando per il miglioramento qualitativo della vita in città. Ed infine, signor Presidente, si proseguono con buona tempistica i lavori pubblici avviati. Mi sembra di aver fatto un quadro completo della nostra situazione e, signor Presidente, anticipando la dichiarazione di voto, esprimo per quanto esposto